Io intanto vado a salutare il signor Massimo Fonti, che ha fatto un'invenzione di tipo diverso, un'invenzione che riguarda l'acqua. L'acqua, lo sappiamo, è un bene prezioso, indispensabile, comincia a diventarlo anche per noi, per tante popolazioni lo è già da, certo, da tempo, insomma. Sappiamo che sono persone che nei paesi africani, soprattutto, che l'acqua la devono andare a prendere a chilometri. Quotidianamente devono fare decine di chilometri, soprattutto donne e bambini, e la portano sulle spalle facendo fatica. O sulla testa, o sulla testa. Queste anfore piene d'acqua. Abbiamo ideato, dico abbiamo perché in realtà gli architetti sono due giovani architetti di Genova, Stefano e Francesco. Io mi occupo di portare avanti il progetto e di realizzarlo. Utilizzando un copertone usato, di un pneumatico usato di un'auto, e al posto del cerchione inserendo un serbatoio di plastica che contiene circa 30 litri di liquido e una maniglia sull'asse, l'acqua si può trasportare. È molto carina, guardate, l'invenzione è semplice. Come si chiama rototanica. La rototanica, sì, sembra, sì, un cantante folk, però è molto semplice, come volte succede, le cose più semplici sono le più utili. Nel senso che non si mette in testa, esatto, si va al pozzo con si riempie, si 30 riempie litri d'acqua, quindi è, sì, anche più di, insomma, certa di quello. Quantità. Qui abbiamo, come vedete, due, sì, due arabe proprio genuine. Due, ecco. Sì, sì. Una porta la cosa sulla testa, avanti, fate vedere, ecco, tanto siete zucconi, no, ma che c'entra, questo, sono a piedi, e allora, questo si toglie il manico, vedete, poi, che è, è con un imbuto, vedete, l'acqua viene messa all'interno di questa tanica rotonda, c'è anche l'imbutino, com'è, che bello, bravo. Sanno fare operazioni anche complesse come rovesciare l'acqua nell'imbuto. Operazioni non facili perché richiedono coordinamento dei movimenti. Grazie. Ecco. Dopodiché la tanica viene rimessa in posizione verticale, quella semplice sbarra va rinfilata nel mozzo e sembra un giocarello per i bambini, insomma, quello che facevamo quando eravamo piccoli. Non è una bicicletta, però. Guarda, ragazzi, complimenti. Complimenti. Complimenti Alice per questo percorso. Che? No, te stai là, va bene. Se posso dire una cosa, benissimo, stiamo cercando di coinvolgere l'UNICEF e la Banca Etica per cercare di darci una mano a rendere concreto il progetto, per portare almeno 30-40 mila pezzi. Credo che varrebbe la pena di diffonderlo, certo, fra l'altro ne guadagnerebbero appunto donne e bambini, perché poi in quei paesi i maschi sono esonerati, esatto, dal portare, esatto, l'acqua, non si è capito perché, i lavori faticosi li fanno fare alle donne e quindi solleveremmo da questo peso donne e bambini e ci si potrebbe portare molta più acqua e con molta meno fatica. Esatto. Quindi, mi sembra, sì, una bellissima invenzione, complimenti. Grazie. Massimo, un'idea intelligente. Allora, la rototanica di Massimo Fonti.